Ha lavorato a 14 generazioni, okay. Abbiamo la quindicesima che sta entrando in fonderia, quindi insomma, fra poi i vecchi che abbiano l'intenzione arrivano. Un significato e forza anche alle creature inanimate. Provvedi a effondere la tua benedizione su questo metallo destinato al tuo culto. Vediamo. Eccola Lorenzo, la senti? Facciamogli l'applauso alla Bene sentito questo suono. Quando è l'amore si suona lì, va bene. Qui già si prenotano. Allora, qui con me c'è stasera Flavio, che ha fatto un bel viaggio oggi. Lui rappresenta la ditta Grassmeyer, quella di Innsbruck, dove abbiamo fuso la campana. Lui non sta a Innsbruck, sta a Vicenza. Io vi ho detto Verona, va bene. Però lui, ecco, era insieme a noi quando siamo stati alla fusione. E quindi adesso ci dice qualcosa anche lui. Intanto buonasera a tutti, grazie Don Alessio per l'invito, contentissimo di essere qui perché ovviamente siamo venuti a visitare la Toscana e a visitare un po' e quindi abitate in una terra meravigliosa, ma veramente meravigliosa. Due parole, nel senso che quello che fa le prediche il parroco, questo non è il mio lavoro, però ci tenevo a darvi due informazioni. Innanzitutto, vi siete mai chiesti perché si chiama campana? Eppure c'è un significato dietro al termine campana. Realmente il nome campana è solo in italiano, ok? Perché nelle altre lingue il nome campana è un onomatopea, quindi qualcosa che si riferisce ad un suono, glock, clock o qualcosa del genere, perché la campana storicamente ha la funzione anche dell'orologio, ok? Per cui la campana nasce anche come segnale orario. Noi realmente in Italia la chiamiamo campana perché nella tradizione, attenzione, non è un fatto storico, ma è tradizione, è San Paolino da Nola intorno al VI secolo che la importa da Oriente, ok? Nola nella regione della Campania, ok?
gli spagnoli ci copiano campanas, ma la fan facile, per cui è l'unica altra lingua dove c'è un nome simile al nostro. Poi c'è anche la forma, ok? La forma della campana è importantissima, perché anche quella è una forma propria, infatti una forma a campana. Dovete sapere che la costruzione di una campana è realmente un argomento estremamente complesso, perché noi dobbiamo realizzare sia uno strumento musicale che anche un oggetto d'arte. Infatti, l'avete vista quando era esposta in chiesa, è un oggetto d'arte con una raffigurazione, con un significato, con delle parole incise. Per cui abbiamo un compito estremamente difficile e complicato. Anche perché poi c'è un suono, e avete sentito, insomma, un suono molto bello, non perché l'abbiamo fatta noi, però un suono particolarmente buono, effettivamente, ma anche un suono che deve entrare in armonia con le altre campane, ok? Perché dopo, quando suonerà, voi dovrete dirmi se il detto stonato come una campana... Vado via prima? No. Come si fa? La nota della campana dipende dal volume interno, per cui un volume molto grande, ok, fa una nota molto bassa, ok? Un volume piccolo emette una nota acuta, d'accordo? Quindi se iniziate a guardare le campane del vostro campanile vedrete chiaramente che c'è una proporzione, quindi iniziamo a parlare in termini tecnici, ok? Ma la voce, il suono, il timbro è dato dalla forma. Se fate caso, anche in tante campane che magari potete vedere un po' per tutta la Toscana, dovete sapere che la Toscana è anche famosa sotto il punto di vista campanario, perché sono tante campane antiche, e le campane antiche, soprattutto quelle medievali, le riconoscete perché hanno una forma completamente diversa, oblunga, strana rispetto a una campana moderna che guardate oggi. Quindi il nostro compito è stato quello di venire qui e studiare anche la forma delle altre campane, che si chiama sagoma. Perché? Vedete, adesso facendo gesti, la forma della campana parte da più stretta nella parte più alta e poi si svasa e si allarga nella parte sotto. Se io facessi la campana a fette orizzontali, ok, otterrei degli anelli, ok, di bronzo. Ogni anello corrisponde ad una frequenza, quindi una campana suona un accordo musicale ben preciso, ok. Per i musicisti è una triade minore, un'ottava sotto e un'ottava sopra. Che tradotto vuol dire che ci sono 5 note, come su un accordo sull'organo, che devono suonare assolutamente assieme. Perché quindi il suono lo sentite pulito, bello? Perché quelle note sono in accordo, ok? Quindi questa è la voce della singola campana, e la singola campana poi deve andare d'accordo anche con le altre. Per fortuna, nella tradizione toscana proprio, la fusione delle campane è stato qualcosa che ha avuto sempre molto successo, per cui tante campane toscane dell'Ottocento, come le altre che sono sul campanile, sono buone campane, per cui abbiamo potuto fare un buon lavoro, essendoci delle campane esistenti buone, potendo aggiungere quindi una campana che ben si integra con le altre. La novità un po' è anche quella che, come vedete, di fianco alle campane ci sono adesso dei martelletti, li vedete che sono belli luccicanti? Quelli con le campane ferme daranno la possibilità di suonare delle melodie, perché le vostre campane sono anche ben intonate, proprio di origine, noi non abbiamo dovuto modificare niente, e quindi un po' come con un pianoforte, non so quando sarà possibile, cioè quando è stato previsto che succederà, però avete questa possibilità, e questo, devo dire, non è una cosa di tutti i campanili, quindi avete qualcosa di particolare, insomma qualcosa di bello. Io direi di far partire un po' i video che ci sono, così magari vediamo assieme, perché qualcuno di voi a Innsbruck l'ho visto, ma non tutti chiaramente, quindi riproponiamo un po' quello che è stato il momento della fusione, e vi do qualche dettaglio. Thank you.
avete sentito quindi qualche melodia, qualcuno l'avete anche cantata. La domanda è: stonato come una campana? No. Questo è il suono in movimento di tutte le campane per la prima volta. Siamo contenti di aver servito la vostra comunità. Posso solo che ringraziarvi adesso e augurarvi ogni bene al suono della campana nuova. Grazie. Ringraziamo Flavio per il suo viaggio, per essere con noi stasera in questo momento bello. E nulla, adesso per festeggiare facciamo un po' d'aperitivo. Ecco, avvicinatevi pure, prendete qualcosa. Sia chi rimane a cena, ma anche chi non rimane a cena può avvicinarsi, così si festeggia un po'.